just want the money and the bitches. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere questa super duplicazione massiva da fare con un amico. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto nelle descrizioni e di iscrivervi ai canali Telegram, dove potrete trovare supporto per fare glitch o semplicemente scambiarvi Bogdan. Requisiti per fare questo glitch, ragazzi: avere l'Arena War, avere un amico, come ho già detto, che vi aiuterà a fare questo glitch, avere un'auto che vorrete duplicare. Dovrete avere inoltre il garage B1 o B2 sempre dell'Arena War, appunto, ragazzi, e avere soprattutto un po' di milioni da parte in base a quante volte vorrete fare questo glitch, perché andremo a fare una finta modifica a un LG RH8. Quindi, una volta che avrete acchittato così il vostro garage con tutte LG RH8 e l'auto che vorrete duplicare, invitate il vostro amico all'interno della vostra arena e non appena arriverà potremo partire con il glitch. Una volta che il vostro amico sarà arrivato, ragazzi, quello che dovrete fare è salire su una qualunque LG RH8, mi raccomando, e una volta che voi sarete a bordo, dite al vostro amico di salire anche lui nell'auto. Quello che dovrà fare però è spingere il tasto triangolo e non appena sta facendo l'animazione che sta per salire in macchina, dovrà premere freccia in basso e selezionare un giocatore della storia di GTA 5. Dovrà quindi rimanere sulla schermata nera che gli uscirà e voi a quel punto dovrete fare freccia destra per andare a modificare il veicolo. Una volta su questa schermata, ragazzi, dovrete modificare l'auto e farla diventare, diciamo, una LG Retro Custom. Quindi facciamo modifica Bennis Original Motor Wars. A questo punto vedrete che vi scalerà i soldi, ma l'auto rimarrà comunque una LG RH8. Ora quindi premete tasto Option, andate su Online, andate su Acquista carte prepagate Shark e una volta su questa schermata dovrete semplicemente uscire. E una volta tornati su questa schermata principale del menu di Los Santos Custom, dovrete dire al vostro amico di uscire dalla schermata nera del cambio personaggio della modalità storia, andare velocemente su Option Online Criminal Enterprise Starter Pack, dopodiché chiudere Criminal Enterprise Starter Pack, andare su attività avvia attività create da Rockstar e avviare una missione da Titano. Una volta nella lobby, ragazzi, il vostro amico dovrà andare sul party e fare un giochiamo insieme in modo tale che vi arriverà un messaggio di invito a una partita. Quindi, quando vi arriverà quell'invito, fate tasto PS, partecipa a sessione e dovrete rimanere su questo messaggio che vedrete. Ora a questo punto, ragazzi, quello che dovrete fare è dire al vostro amico di uscire dalla missione da Titano. E nel mentre che lui esce, voi dovrete premere X per entrare appunto a giocare nella missione da Titano. Quindi ora diciamo al nostro amico di uscire e noi confermiamo con X l'entrata alla missione da Titano. Ora qui sarò sincero, possono capitare vari tipi di schermate, ragazzi. Tipo ora a me fa la visione che sto sulle nuvole e... appunto quando rientrerò mi darà questo messaggio di errore, ma a molti non lo dà e fa rientrare direttamente dentro l'Arena War. Comunque l'importante è, se avrete questa schermata, voi sarete, diciamo, sul posto dell'officina auto con la macchina accesa, quindi scendete dall'auto, andate al pallino blu, spostate la Dominator su un LG RH8. Una volta fatto lo scambio, ragazzi, salite sulla Dominator, fate freccia destra. Vedrete che cadrete sopra la vostra LG RH8 che sta parcheggiata lì di fianco. Andiamo su targhe, cambiamo il colore qualunque della targa e a questo punto la macchina è salvata. Ora scendiamo dall'auto, ragazzi, e andiamo a spostare nuovamente un'altra macchina. Quindi andiamo sul pallino blu, freccia destra, selezioniamo una Dominator, come vedete sono già due, scambiamola con un'altra RH8. Non appena fatto lo scambio, saliamo nuovamente sulla Dominator, facciamo freccia destra e andiamo a cambiare nuovamente il colore della targa.
Una volta cambiato il colore della targa, facciamo esci dall'officina e ritorniamo al pallino blu, ragazzi. Ora io qui accelero la clip per farvi vedere che mi faccio tutto un garage, ci vogliono più o meno 10 minuti, ragazzi, non vi dico stronzate, ed è anche veramente molto semplice da fare. Tranquilli ragazzi che se vedete comunque che le auto rimangono comunque RH8 ma cambia solo il nome, è una cosa normale. Quindi ora, una volta duplicata anche l'ultima auto, ragazzi, andiamo su menu interazione e andiamo a cambiare uno stile qualunque. Aspettiamo che in basso a destra venga la rotellina di salvataggio, quella gialla, in modo da forzare appunto questo salvataggio delle auto. E non appena avrà finito di salvare, andiamo su Option Online e facciamo Trova nuova sessione. Una volta tornati nell'online, ragazzi, tornate nuovamente al garage del B1, in questo caso era il B1 il mio, magari il B2 per voi, è uguale. E come vedrete, una volta tornati in questo garage, avremo tutte le Dominator che avremo duplicato. Bene, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Passate per i canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Bella per tutti!